No, scusate un secondo, l'ultimo minuto di attenzione sul Resciotto, no? Che siamo partiti di lì per dire che questo è il vino ancestrale da cui sono derivati tutti gli altri. Scusate un attimo solo, gli ultimi 5 minuti. Scusate, gli ultimi 5 minuti di silenzio. Il Resciotto, appunto, è il vino da cui a ritroso sono derivati gli altri vini della Valpolicella. Quindi l'appassimento, questo è un passito classico, nel senso che si fa come si fa il passito di Pantelleria, per passare a completa, o per restare in zona Resciotto di Soave, anche lì, che però appunto bianco, dolcissimo. Qual è la particolarità dei passiti rossi, anche il passito di Sagrantino, se qualcuno si ricorda, abbiamo fatto un paio di serate con Marco Caprale e abbiamo assaggiato. Sono vini che hanno un equilibrio speciale, hanno un'intensità fruttata e un naso probabilmente ancora più pronunciati rispetto, perché i profumi vanno, nemmeno si riesce più a stare sulla ciliegia e sul lampone, si va quasi alla fresca sciroppata, cioè si va quasi all'arancio rosso, ai canditi, si va veramente in un universo tanta della concentrazione di aromi fruttati rossi che il nostro naso va un po' in confusione su quello che ha sotto di sé, però è effettivamente un vino, adesso l'abbiamo servito in bicchierino piccolo, ma se ci avete uno bicchiere liberi magari provate a mettere uno di quelli grandi e sentitela veramente l'intensità impressionante di profumi che ha, ma ancora più buono che al naso e in bocca quando lo andiamo a assaggiare. Un vino che ha una quantità di zuccheri molto elevata, ma la concentrazione del tannino fa sì che in bocca, non dico che sembri secco, no, questo no, però sicuramente non ha questa dolcezza a rimbanchi, non è uno sciroppo, una marmellata, c'ha comunque la sua, sembra quasi appunto un amarone un pochino più dolce, qualche amarone qualche anno fa come dolcezza si avvicinava a questo, quindi la grande componente tannica fa sì che ha un equilibrio particolare, alla fine ha questa nota leggermente sapida quasi sul finale, non è purtroppo un vino che stanca, se ne beve quasi più volentieri di un altro bicchiere di Amarone, un altro bicchiere di Resciotto, proprio perché ha questo equilibrio così speciale. E assaggiandolo si capisce bene come mai siamo partiti da questo e poi a ritroso siamo riusciti a fare anche le altre tipologie di vino. Questo ora abbiamo servito sulla torta al cioccolato un po' particolare, questa è la mia torta preferita, il caramello salato, è una delle mie perversioni, dovunque sia, veramente lo mangio a quintalate. Ma anche il caramello salato ha questo double face, no? Ha questa dolcezza del caramello, però questa nota salata che lo rende diabolico perché non ti stucca, no? non ti affatica il palato, sei continuamente a mangiarlo perché non è mai completamente saturo la parte dolce e quella salata continua a stuzzicare quella leggera salivazione che ti pulisce il palato e ti permette di apprezzare ogni sfumatura. Quindi l'abbinamento può funzionare o non funzionare, ma sicuramente anche sono due, più che l'abbinamento si va a vedere, sono due prodotti che nel nostro palato toccano le stesse corde, quindi dolcezza ma anche sapidità e questo contrasto che le rende due prodotti veramente irresistibili. Ovviamente non da 15 agosto sulla spiaggia, tutti e due di nuovo, però ecco, quando la stagione è giusta è veramente difficile trovare due meraviglie di questo genere. Quindi con questo vi salutiamo dalla Valpolicella, la Valpolicella è tutto, ma vi dico che se ce la fate vale anche la pena andare a visitarla, è veramente una zona molto bella, praticamente finisce Verona, inizia la Valpolicella, quindi i primi vigneti sono in città, quindi è veramente comoda come capacità da visitare, ville bellissime, una grande civiltà, formaggi, enogastronomia, insomma pensateci di fare un passaggio in quelle zone e poi passare anche da Verona, le enoteche sono, tra cui insomma ce n'è una proprio gestita dalla famiglia delle Amarone, dove trovate tanti riviste Amarone al bicchiere, anche vecchie annate che sono, ha un'evoluzione un po' particolare Amarone, abbastanza diversa da quella a cui siamo abituati, ma ha una stabilità nel tempo veramente sorprendente. Pensate alla Amarone Bertani, no? Che si beve negli anni 50, anni 60 senza problemi. È strano perché un vino non ha molta acidità, cioè invecchia ed è stabile per i motivi completamente opposti rispetto a quelli di Brunello. Quindi anche lì è un altro modo di arrivare alla, diciamo, all'immortalità, alla grande longevità del vino per due strade molto diverse. E lì in Valpolicella è un percorso che è veramente divertente da fare.
Intanto grazie per aver condiviso con noi sta serata, fatto molto piacere, poi dopo tireremo fuori Paolo, ti racconterà qualcosa su questi piatti e grazie ancora. Grazie a voi.